La stagione 5 è arrivata poco tempo fa e con l'arrivo di questa nuova stagione, oggi vi farò vedere le migliori impostazioni dei pro per questa nuova stagione, ok? Ciao ragazzi, io mi chiamo Leopolo e nel video di oggi vi farò vedere le impostazioni dei pro per la stagione 5 di Fortnite. Allora ragazzi, le impostazioni che farò vedere in questo video non sono solo per quelli che giocano da PC, ok? Alcune sono solo per chi gioca da PC, però ci sono altre che sono anche per gli altri, ok? Allora ragazzi, cominciamo per una cosa che sembra molto semplice, però alla fine non è. La modalità finestra. Questa qua è un'impostazione per chi gioca da PC. E allora, se volete avere più FPS quando state giocando, è molto importante che usate la modalità schermo intero, che è molto importante. La forma con cui il PC riconosce il gioco quando è a schermo intero e quando è a finestra è molto diversa. E allora dovete proprio lasciare sempre a schermo intero. Io, come vedete, nel momento sto usando finestra e schermo intero perché io ho un bug. Non posso mettere schermo intero perché sennò il gioco mi crasha e devo riavviarlo, ok? E non funziona lo stesso dopo che riavvio. Io dovrei reinstallare il gioco tra i prossimi giorni per fissare questo bug, però io al momento non posso usare schermo intero e ho visto le grandissime differenze che ci sono, ok? Se guardate le live che faccio, primo link in descrizione, vedrete che sto sempre dicendo che ho dei drop di FPS, tantissime cose che sono a causa di usare finestra e schermo intero. Però non ho molto da fare, è un bug, non posso correggerlo da solo, ok? Allora ragazzi, usate schermo intero, per favore. Il limit frame rate è una cosa che ho già detto in un altro video. Sempre lasciate uno sopra il vostro monitor. Allora, per esempio, il mio monitor è di 144 Hz. Io devo lasciare sempre a 160 o anche a 165, non cambia molto. Però se è un monitor di 240 o di 360, vi consiglio di lasciare proprio lì, perché le differenze tra uno e l'altro è molto grande, ok? Allora, se hai un 240, lascia qui a 240, e se hai un 360, lascia qui a 360, ok? Invece, per esempio, se hai un monitor a 60 fps, puoi lasciare a 120. La luminosità, modalità daltonismo, è una cosa che in questa stagione è cambiata un po', ok? Vi farò vedere dei test che ho fatto e vi farò vedere quale, secondo me, è il migliore daltonismo per questa stagione. Allora ragazzi, questa è la modalità normale del daltonismo, ok? Senza daltonismo. E come potete vedere, in questa stagione sembra che la luminosità è un po' molto chiara, ok? Perciò quello che potevamo fare per impostare meglio la nostra grafica sarebbe diminuire la luminosità. Però qual è il problema in questo caso? Che se abbassi la luminosità quando diventa buio è molto scuro e quando diventa chiaro con la luminosità normale è molto chiaro, ok? Il modo che i pro stanno usando fino adesso, che la maggior parte almeno sta usando fino adesso per questa stagione, è usare l'impostazione deuteranopia, ok? Allora è un'impostazione che la maggior parte di loro stanno usando adesso, perché allo stesso tempo che diminuisce la luminosità quando è tutto chiaro, anche quando fa buio non è così scuro. Allora secondo me fino adesso è il migliore daltonismo di questa season, ok? E un altro vantaggio di questo daltonismo che vi farò vedere è che si vede meglio dentro la safe, ok? Un attimino che la safe sta per arrivare e vi faccio vedere con più chiarezza questo che sto dicendo. Ho provato anche le altre due, la protanopia e la tritanopia, però non vengono molto bene, ok? Con la protanopia i colori non vengono molto bene, sembra tutto molto rosso, mentre la tritanopia è tutto molto chiaro, ok? Anche se fa buio è tutto molto chiaro. La deuteranopia secondo me è la migliore soluzione. Ecco, il principale vantaggio della deuteranopia in questa stagione è che dentro safe si vede meglio, ok? Ecco, posso vedere anche da lontano, riesco a vedere molto bene dove sarebbe il mio avversario, mentre con le altre opzioni non funziona molto bene così, ok? E allora ragazzi, è per questo che io per questa stagione scelgo la deuteranopia, ok? Non ho ancora scelto bene quale sarà la forza del daltonismo, però penso che me la metterò anche a 5 o un po' di più, ok? Bene, ora parliamo della qualità grafica. Allora, prima cosa, non usate mai questa impostazione automatica, ok? È una cosa che non vi aiuterà per niente. Se mettete impostazione automatica vi darà tutto all'epico, ok? E se vuoi fare gli FPS in più, questo non ti aiuterà per niente, ok? Allora, quello che vi consiglio, mettete prima tutto nel ridotto, aumentate un po' la risoluzione 3D e anche la distanza visuale fino al medio, ok? Vi consiglio al medio la distanza visuale. La risoluzione 3D io
io la metto al 90%, perché secondo me non riesco a vedere nessun cambiamento e posso avere più FPS, ok? Allora, secondo me 90% fa benissimo, ok? Se hai problemi con gli FPS, ti consiglio di abbassare ancora di più questa risoluzione 3D, perché non si vede molta differenza, ok? Se metti a 40% sicuramente vedrai una differenza assurda, però io la lascio al 90% e riesco a giocare normale senza avere nessun problema. Il VSync, ragazzi, è una storia molto lunga di perché non dovete usarlo, ok? E beh, se volete faccio un video solo su questo, però lasciate in no, ok? Anche il motion blur, ok, dovete lasciare in no. Mostra FPS, vi consiglio di lasciare in sì, perché così potete vedere quanti FPS state facendo. La versione DirectX è una cosa che ho già parlato anche, dovete provare. Dipende di PC a PC, ok? Dovete proprio provare. Non si sa qual è il migliore, dipende dal tuo PC, ok? Io in questa stagione sto usando il DirectX 11, anche perché è una nuova stagione e allora ci sono molte persone giocando e ci sono degli drop di FPS. Allora preferisco usare il DirectX 11. Però dalla metà delle stagioni in poi cercherò anche di cambiare, ok? Perché il mio PC secondo me funziona meglio con la DirectX 12, ok? Bene, il consente il rendering multi-head è una cosa che dovete vedere se il vostro PC c'è o non questa opzione, perché se c'è vi consiglio di lasciare in sì, ok? Questo disattivato, anche questo disattivato, e una nuova impostazione che è questa Nvidia Reflex, dovete lasciare in on più boost, ok? Sempre se avete questa impostazione. È una delle migliori impostazioni che è stata aggiunta su Fortnite nelle ultime settimane, perché diminuisce veramente molto l'input lag. È un'impostazione molto utile. Se l'avete, lasciate in on più boost. Lampo latenza potete lasciare disattivato. E il DLSS è una cosa che ho parlato in un altro video dove vi spiego meglio, ok? E dipende anche un po' dal PC, ok? Secondo i miei test, ho fatto dei test sul mio PC, alla fine funziona meglio lasciare in disattivato e lasciare queste altre impostazioni così, ok? Però forse nel tuo PC può essere meglio lasciare a prestazioni e cambiare le altre impostazioni lì sopra. Devi provare, ok? Se vuoi una spiegazione migliore c'è nell'altro video. Bene ragazzi, ora vi faccio vedere alcune altre impostazioni che sono anche importanti, ok? E allora, la prima regione di matchmaking, sempre la lasciate nel server che giocate, ok? Perché a volte succedono dei bug, se lasciate in automatico può succedere che non entrate nel server Europa, può entrare anche nel NA Est. O è già successo questo con me, anche in live avevo 110 di ping perché avevo lasciato in automatico e era entrato nel server NA Est, ok? Allora sempre lasciate in Europa. Attiva scatto, vi consiglio di lasciare in no, e scatto predefinito sì, ok? Così non dovete premere un tasto per cominciare a correre, però si corre in automatico. Apertura automatica di porte è una cosa essenziale, ok? Oggi non si parla più, tutti i pro la usano, perché se fai un edit sbagliato e fai una porta non ci sono problemi, riesci ad andare velocemente come se avessi fatto l'edit giusto. Tieni premuto per scambiare, un'altra funzionalità che dovete lasciare attivata, velocizza all'inizio del gioco. E anche ripristina scelta costruzione e costruzione turbo sono due che dovete lasciare attivato, ok? La conferma modifica, la rilascio, una cosa che ho parlato nel video della sensibilità. Se volete vedere il perché io non la uso, video in alto a destra. Mentre l'ultima funzione è questa qua dei replay, ok? Io vi consiglio di lasciare questi due replay disattivati e questo qua attivato se volete migliorare. Perché guardare i replay è una cosa molto utile, ok? Che tutti pro fanno, fidatevi, tutti pro guardano i replay per capire dove hanno sbagliato, ok? È una cosa molto importante. Se il vostro PC non funziona molto bene e volete un po' di più FPS, potete anche disattivare questa funzionalità, ok? Però se volete migliorare vi consiglio lasciate attivata, perché potete analizzare la vostra partita, cosa avete sbagliato e capire cosa dovete migliorare. Io lascio anche questa attivata perché devo fare le copertine del video e devo entrare in creativo anche per questo, ok? Ebbene ragazzi, l'ultima cosa di cui devo parlare è delle scale interfaccia. Anche questa è una cosa che dovete abbassare, ok? Di solito viene sempre al 100%, però al 100% prende una parte molto grande dello schermo, ok? Vi consiglio di lasciare a 75, o se per voi è molto piccolo anche a 80, ok? Però secondo me 75 è benissimo. Ebbene ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, e al prossimo video.